saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi facciamo conoscenza con il BlackBerry Bold 9009, un telefono che si colloca nella fascia altissima della gamma di BlackBerry, un telefono che ho trovato molto interessante e personalmente mi ha anche piuttosto stupito. Confesso di non essere un affezionato della piattaforma BlackBerry, non ne ho posseduti molti, però questo 9009 è riuscito a catturare più di altri la mia attenzione. Vediamo un po' qualche caratteristica, poi magari tiriamo delle conclusioni alla fine della prova. Il 9009 ha delle dimensioni anche abbastanza compatte, stiamo parlando di 11 cm e mezzo di altezza. Poco più di 6 di larghezza, lo spessore è appena superiore al centimetro. Una delle cose che mi piace, a prescindere dalla piattaforma software, è il corpo del telefono. Veramente bello esteticamente, molto ben costruito, ben assemblato, belli i materiali, veramente un bell'oggetto, non scricchiola, sembra veramente molto compatto, piacevole da maneggiare. È bella questa alternanza di superfici lucide, scure, cromate. Nella parte posteriore abbiamo questa finitura tipo carbonio, ma la cornice è gommata per aiutare il grip del telefono. Quindi personalmente un telefono che mi piace moltissimo anche dal punto di vista dell'estetica. La parte hardware, parte frontale con un display da 2,8 pollici di diagonale con risoluzione VGA, quindi 640x480 pixel. Mi pare che l'indice di pixel per pollice sia piuttosto alto, quindi la risoluzione è molto interessante, il display è molto dettagliato, pur essendo un pochino piccolo rispetto ad alcuni display che stiamo utilizzando in altri smartphone. Il display appare molto bello anche nella riproduzione dei colori. Nella parte frontale troviamo capsula auricolare, sensore di luminosità e di prossimità. Abbiamo poi qui quattro tasti, tasto di accensione, tasto di ritorno. Questo tasto con l'icona BlackBerry è una sorta di tasto contestuale per attivare varie opzioni in base al menu che stiamo vedendo e il tasto con l'elenco delle chiamate. Naturalmente abbiamo poi il classico pad ottico di BlackBerry che ci permette di muoverci ovunque vogliamo. Naturalmente il pezzo forte del telefono è la tastiera, una tastiera QWERTY piuttosto bella, che trovo anche abbastanza precisa nella digitazione, ha sicuramente un buon feed. Interessante la doppia possibilità di interazione con il telefono, sia con la tastiera fisica che il telefono, come si può vedere, è un touch capacitivo che funziona anche piuttosto bene. Quindi possiamo alla bisogna scegliere di interagire con il nostro 9009 o con il touchscreen o con la tastiera, con il pad ottico, quindi è molto comodo in base a quello che stiamo facendo. Il cuore del telefono è il processore del telefono, chiedo scusa, è un processore single core con clock da 1,2 GHz, assistito da 768 MB di RAM, quindi direi che il sistema si muove molto velocemente anche grazie alla presenza di un processore ancora piuttosto attuale nel panorama degli smartphone. Direi che gira tutto molto molto bene. La parte di memoria prevede 8 giga di memoria integrati che possono essere ulteriormente espansi grazie a uno slot per schede micro SD. Quindi direi che è tutto completo anche da questo punto di vista. Non manca naturalmente la connettività Wi-Fi e Bluetooth. La parte radio prevede 14,4 megabit in download, 5,76 in upload. Vista la parte frontale, guardiamo anche rapidamente quella posteriore. Sotto il cover abbiamo batteria, slot per la SIM, slot per la micro SD, una fotocamera da 5 megapixel con flash LED. Dico subito che la fotocamera
è abbastanza intonata all'orientamento business che questo telefono ha, ci permette di fare degli scatti proprio poco più che improvvisati, diciamo che non ha nulla a che fare con alcuni telefoni che hanno una vocazione molto maggiore verso la fotografia e la multimedialità. Comunque diciamo che siamo nella media per questo tipo di prodotti, la fotocamera permette anche di girare video in modalità HD, quindi a 720 punti. Questo telefono naturalmente ci permette di utilizzare la classica piattaforma mail di BlackBerry, una piattaforma che ha decretato senza dubbio la fortuna di questo tipo di prodotti. Non posso nascondere che al giorno d'oggi trovo che il BlackBerry mi sembra molto utile ancora per i grossi gruppi di lavoro, quindi per le aziende, per gruppi di lavoro piuttosto numerosi. Lo trovo forse un pochino anacronistico, un po' fuori dal tempo per quanto riguarda la gestione, per esempio, del singolo lavoratore, del professionista. Direi che le nuove piattaforme, mi riferisco in particolare ad Android, abbiano abbondantemente raggiunto e, a mio giudizio, anche superato come funzionamento nella gestione della posta elettronica. La modalità di push mail esiste già da diverso tempo, la si usava già anche molto bene con il mai dimenticato Windows Mobile. C'era già, quindi insieme al fatto che la posta di BlackBerry crea qualche difficoltà nella gestione delle cartelle della nostra posta personale, direi che forse sarebbe necessario da parte di BlackBerry andare ad attingere in un bacino d'utenza un pochino più ampio. Io dico senza nessuna remora che per quanto mi riguarda la presenza di un BlackBerry, per quanto mi riguarda, è assolutamente inutile, almeno parlo per la mia attività lavorativa, non mi aiuterebbe in nessun modo, anzi forse peggiorerebbe la situazione. Diverso è il discorso, quando ci si riferisce all'utente tipico di BlackBerry, che sono i gruppi di lavoro piuttosto corposi. La modalità comunque funziona, piuttosto bene per quanto riguarda la posta normale, non dico nulla di nuovo. Riferendomi alla tecnologia che viene utilizzata di compressione dei dati, che permette di scaricare posta anche con scarso segnale, anche senza avere terminali con capacità di scambio dati tipo il 9009. Andiamo a vedere un attimo il browser, che è un altro di quegli elementi che mi è piaciuto. Anche qui possiamo vedere possiamo notare la capacità di interagire con il display, sia con le dita che con il pad ottico, display che sente il doppio tocco, che sente il pinch to zoom. Il display purtroppo non è provvisto del flash player, quindi alcune cose non le potremo visualizzare su questo display. Detto questo, mi sembra che la velocità sia diventata molto interessante di navigazione di questa piattaforma, e chiaramente, pur avendo qualche piccolo limite legato alla dimensione del display, al fatto che la tastiera obblighi al posizionamento orizzontale del display, secondo me il livello che si è raggiunto è veramente, veramente parecchio interessante. È una di quelle cose che più mi ha sorpreso rispetto a qualche prova che ho fatto in passato parlando di BlackBerry. Quindi direi che il passo avanti è veramente, veramente importante. Parlando di parte telefonica, la trovo molto molto valida, sia per quanto riguarda la ricezione, anche qua non mi pare che sia una grossissima novità parlando di questi terminali, sia per quanto riguarda la qualità audio. Una buonissima capsula auricolare con buona riproduzione dei suoni e con un volume assolutamente adeguato a tutte quante le circostanze. È presente la ricerca universale, quindi utilizzando il nostro tastierino, qualsiasi cosa scriviamo, anche in modalità, diciamo, stand-by, come possiamo essere adesso, il telefono andrà a effettuare una ricerca in tutto il suo spettro di azione. Quindi in qualsiasi cosa abbiamo nel telefono, lui ce la proporrà, naturalmente andando a far coincidere ciò che abbiamo scritto con quello che il telefono avrà trovato. È una funzione che trovo piuttosto comoda, assomiglia un po' al tasto di ricerca di Google, degli Android, che anche lì esegue una ricerca in tutto quanto il telefono. Interessante anche l'interfaccia, che
che può essere personalizzata. Abbiamo queste pagine a scorrimento laterale, in questo caso abbiamo un raggruppamento di tutte le applicazioni caricate sul nostro telefono. Muovendoci verso destra e verso sinistra potremo trovare e anche aggiungere o levare delle pagine. In questo caso abbiamo i preferiti, i multimedia, i programmi scaricati, quelli che abbiamo utilizzato più di frequente, quindi potremo cliccarci sopra e si apriranno immediatamente. Andando a parlare un pochino di alcune caratteristiche di questi telefoni che hanno, come dicevamo prima, una vocazione spiccatamente business, troveremo tutti quei programmi di gestione del pacchetto Office che non mancano mai, non possono mancare su questo tipo di telefoni, ma ho trovato particolarmente interessante anche la presenza di questi programmi di protezione del nostro dispositivo con dei classici PIN, ma anche questo altro programma che ci permette di crittografare dei dati sensibili sia sul telefono che sulla scheda di memoria, bloccare alcuni tipi di messaggi, fare una cancellazione selettiva di alcuni contenuti del telefono, quindi mi pare che ci sia un'attenzione importante nei confronti di questa situazione. Certamente è importante al giorno d'oggi poter proteggere anche dei dati sensibili che carichiamo sul nostro telefono per averli sempre a disposizione con noi. Che cos'altro si può dire di questo telefono? Io direi che mi posso anche fermare qui. Facendo un riassunto, ho evidenziato qualche pecca, probabilmente che sta nel DNA di questi BlackBerry, che forse si potrebbe cercare di superare. Al netto invece di queste considerazioni, il telefono mi è molto piaciuto come maneggevolezza, come capacità di poter scrivere con la tastiera QWERTY e di interagire in una doppia modalità, quindi anche con il touchscreen. Mi è piaciuta moltissimo la parte telefonica, sia per quanto riguarda la ricezione che per la qualità acustica. E poi, come dicevo prima, anche se importa poco nell'utilizzo del telefono, mi piace veramente moltissimo da un punto di vista estetico. Bene, mi fermo qui con questa breve presentazione del BlackBerry Bold 9009 e vi rimando alle prossime prove. Un saluto da Ivan.